Paolo Di Maio ha detto oggi che la fretta di riaprire può portare a nuove chiusure. L'Italia le sembra in condizioni di riaprire? Ogni paese, diciamo, per il controllo dell'epidemia adesso ci sono due elementi che sono importanti nella fase di riapertura. Da un lato l'utilizzazione del distanziamento sociale, e cioè la riduzione del numero di contatti per persona proprio per evitare la propagazione rapida dell'epidemia, e dall'altro il tracciamento dei contatti e l'isolamento delle persone infettive per invece spezzare le catene di trasmissione. Ogni paese dovrà trovare un bilancio tra l'utilizzazione di queste due misure, e chiaramente per farlo dovrà anche crescere in capacità logistiche e operative, e tradurre questo in maniera molto pragmatica nella vita quotidiana delle persone. Senta, ma quando la Francia, abbiamo detto che insomma, ogni paese va un po' a una propria autonoma velocità, il presidente Macron ha detto che le scuole verranno riaperte l'11 maggio e è andato così anche contro il parere dei medici. Anche queste sono delle fughe in avanti o è l'Italia che è indietro? Perché non è che la Francia sia messa molto molto meglio dell'Italia sul fronte del coronavirus. No, infatti il presidente Macron ha annunciato una uscita progressiva che non sarà prima dell'11 maggio, quindi se nell'11 maggio ci saranno le condizioni per poter riaprire, si riaprirà in maniera progressiva, il che vuol dire che ha lasciato al governo 4 settimane per poter implementare questo da un punto di vista appunto pratico e da un punto di vista di capacità funzionali, implementare questa progressiva uscita. L'apertura delle scuole, al momento su questo noi non abbiamo, la scienza diciamo ancora non ha le conoscenze complete, ci mancano ancora delle evidenze sul ruolo che i bambini hanno in questa trasmissione, che sembra essere diverso, ad esempio, dalla trasmissione di una influenza, di una pandemia influenzale, e quindi stiamo conducendo degli studi appropriati per poter capire come la riapertura, seppur progressiva, delle scuole possa impattare l'epidemia di coronavirus. Quindi insomma anche lì niente certo. Maurizio Landini, due cose veloci.